Adesso, invece volevo che tutti insieme potessimo avere questo momento di conforto da padre Felice Lupo. Ben trovato, padre Lupo. Buongiorno, dottore Roberto, buongiorno a tutti. Allora, una Pasqua per la prima volta nella storia con tutti i fedeli a casa. Ci dia un suo momento, una sua opinione. Naturalmente lei è anche giornalista, quindi ci regala una sua riflessione su questo momento di emergenza. Ecco, a proposito delle riflessioni, inizio subito col dire che, come ovvio che sia, appartengo a quella categoria di persone che vuoi perché sollecitato da domande a volte insistenti da parte di altri, dei fedeli in particolare, nel caso mio segnatamente per l'abito che porto e il ruolo che rivesto, spesso provocato da interrogativi esistenziali che chiamano in causa lo stesso Dio, e vuoi perché faccio parte di quel numero delle persone che a causa di questa pandemia, di cui avere timore e paura, di cui guardarsi come da una bestia feroce in agguato, proprio perché faccio parte di queste persone che vivono momenti di ansia e di paura, anch'io mi sono trovato e continuo a sentirmi costretto a pensare, a riflettere, per abbozzare delle risposte che restituiscano a me stesso e agli altri la serenità e la forza di continuare a vivere dignitosamente, nonostante questi momenti difficili, nonostante questa guerra che è stata sferrata, e che soprattutto nel momento dell'attacco improvviso ci presenta un nemico dotato di armi superiori alle nostre. Quindi, costretto a delle riflessioni, ne posso comunicare qualcuna, condividere qualcuna di queste riflessioni. Ecco, Certo. intanto a fronte di questo grande male, io attingo aiuto e conforto dalla lettura e dalla preghiera dei salmi. Devo dire che nei salmi noi troviamo tutte le situazioni dell'uomo dal punto di vista personale, quindi individuale, familiare, sociale, politico, religioso, e tutte le situazioni gioiose, ma soprattutto le situazioni tristi, le situazioni drammatiche. Ebbene, in questa lettura, in questa preghiera, io trovo il salmista, l'orante, il quale si pone interrogativi a volte veramente pesanti, interrogativi compromettenti la stessa esistenza di Dio, l'onnipotenza, la verità, la bontà, l'amore di Dio. Perché? E tu invece fai silenzio, e tu invece sembri muto, cieco, sordo, indifferente. Ebbene, io trovo che l'orante alla fine, nonostante questi interrogativi, che sono perché non rivolti con un senso avverso nei confronti di Dio, quindi non è interrogarsi contro sarebbe una bestemmia, proprio perché è un interrogarsi verso, quindi resta un'attesa di preghiera e di risposta. In realtà l'orante conclude sempre in maniera serena, sfociando in una pace interiore e abbandonandosi totalmente a Dio, che finisce di benedire e Padre di Lupo, ringraziare. è Sì, prego. un po' è la domanda che si sono fatte tante persone che hanno perso dei cari in questo momento, che bambini che purtroppo hanno perso anche la vita, fortunatamente pochissimi, però quando succede una cosa del genere, la domanda della disperazione è: Dio dov'è? Sì, è lo scandalo del silenzio di Dio, che io dico subito apparente silenzio di Dio. Intanto dobbiamo essere fondamentalmente convinti che Dio non può essere considerato come l'autore della malattia e della morte. E qui ci lasciamo illuminare dal fascio di luce della nostra fede cristiana, nel senso che dobbiamo trovare e comunicare la eziologia demoniaca come causa appunto di tutti i mali, sia quelli personali sia anche del disordine cosmico.
la Bibbia dice che Dio ha creato tutte le cose ed erano buone, ha creato l'uomo ed era molto buono, e aggiunge poi che per invidia del demonio venne il peccato, per il peccato la morte e tutto ciò che è imparentato alla morte. Quindi c'è una eziologia demoniaca che fa riferimento all'origine del male, ogni male, sia personale sia, ripeto, cosmico. Padre Lupo, siamo in conclusione e dobbiamo assolutamente mantenere la promessa che ci siamo detti, cioè quello di sfruttare questo momento. Magari faremo degli altri collegamenti nelle prossime settimane. Sì, dico subito che allora è un apparente silenzio. Ebbene, guardiamo alla croce, siamo freschi dal Venerdì Santo. Io credo che la soluzione, la risposta sia proprio quello di dare compimento alla profezia del Vangelo: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, quella detta da Gesù stesso: attirerò tutto a me quando sarò innalzato. Il crocifisso guardato come colui che parla, perché è crocifissa la parola di Dio. E Gesù è il verbo di Dio, quindi la parola di Dio continua a parlarci attraverso la croce. La croce che appare un fallimento, quindi ogni sofferenza che appare una distruzione, ecco, di fatto è sorgente di vita, sorgente di amore, sorgente di vittoria, sorgente di solidarietà, sorgente di servizio. È il grande insegnamento. La parola di Dio parla attraverso il crocifisso. Però attenzione, mi permetto di dire a me stesso e a tutti, non guardiamo, guardiamo più il crocifisso, meno la croce. Sì, Paolo dice che la croce è potenza di salvezza per tutti coloro che credono, ma il Signore non ci ha lasciato la croce nuda e cruda, sarebbe pesante e veramente ci porterebbe a guardare a un Dio sadico. Padre Lupo, senta, guardi, mi è arrivato... La croce piena della presenza di Gesù, e con il crocifisso il Venerdì Santo prelude alla Pasqua di Resurrezione. Allora, le leggo questo prima della benedizione. Padre Lupo ha centrato il problema. Il Salmo 11 sulla fiducia nell'intervento di Dio lo consiglio. Buona Pasqua. Sì, grazie. Hai detto bene, dottore Roberto. No, è un nostro telespettatore che ce lo manda. L'ho detto io. Allora, Sì, perché il Salmo ripetutamente dice: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura, di chi avrò timore. Il Signore è mia roccia, mio baluardo, mia rupe. E però si pone sempre perché? E per tutti, il crocifisso. E per tutti la benedizione di Padre Felice Lupo. Prego. Facciamo una preghiera iniziale che condivido con voi, che è la preghiera modulata proprio dalla Conferenza Episcopale come ultima intenzione delle 10 che abbiamo presentato ieri Venerdì Santo davanti al crocifisso, della preghiera universale. E allora preghiamo perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente, allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti, Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido della umanità sofferente, salvaci dalle angustie presenti, donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti, per Cristo nostro Signore. E allora, sì, mi dà gioia poter ricevere la benedizione del Signore, io e voi, e preghiamola con la formula liturgica. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha dato con la sua croce dalla morte eterna, ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, conceda a tutti la vita senza fine. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su tutti noi, con noi, rimanga sempre. E che da questa pandemia possiamo uscire veramente indenni, sia fisicamente, psichicamente e spiritualmente. E tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, ricambiamo, la ringraziamo veramente di cuore, ci risentiamo magari qualche altra volta per continuare a parlare di fede. Grazie per avermi invitato. Grazie.